Lo state vedendo inquadrato. È il libro che oggi vi faremo conoscere e ve lo faremo conoscere proprio dalle parole dall'autore. Venite con me. Janice said when she was just 5 years old, there was nothing happening at all. Il tempo degli uomini e il tempo delle cose. La vita di Clorinda. Come nasce l'idea di scrivere questo libro? L'idea di scrivere questo libro è venuta tanto tempo fa. Difatti il libro ha già qualche anno forse. Perché questo personaggio della mia bisnonna è un personaggio che in famiglia ha avuto sempre delle critiche sia molto positive che molto negative. E la cosa mi interessava ad un certo punto e volevo vedere come in realtà potevano essere andate le cose. Ho cominciato un po' a scartabellare fra la vecchia corrispondenza, i vecchi documenti, i suoi appunti e le sue cose e mi sono fatto un'idea che è quella che poi espongo nel libro, perché nel libro è narrata la sua vita da quando si è sposata a 16 anni fino a quando non è morta, che è morta al tempo della prima guerra mondiale, quindi ha avuto una vita da poter vivere appieno. E vivere dominandola, direi, perché era un tipo molto deciso. Rimasta vedova a 23 anni, difatti non si è più risposata, è diventata la capofamiglia e ha sempre deciso, fatto come più le aggradava. Che cosa l'ha affascinata di più della vita di Clorinda? Nella vita di Clorinda mi ha affascinato la sua profondità di poter prendere delle decisioni anche molto forti, purché fossero secondo lei quelle giuste, quelle razionali, cioè questo carattere che non ammetteva troppe deviazioni. Oh. Lei prima in privato mi diceva che ha trovato delle testimonianze fin a San Pietroburgo. Sì, le testimonianze fino a San Pietroburgo perché andando, no, la storia la sapevo, l'ho raccontata anche in un capitolo qui. E qui si incrocia la storia appunto di questa famiglia Kuryakin, che era una famiglia di cui ho anche le foto, ho preso a San Pietroburgo perché me l'ha data la direttrice del museo. E a San Pietroburgo poi ha conosciuto una ragazza che era figlia di un garibaldino, il quale era figlio di un russo che era scappato dalla Russia, fatto scappare dal padre perché appunto aveva congiurato contro lo zaro, una famiglia un po' ribelle, questi Kuryakin russi, una delle famiglie più importanti della Russia. Vogliamo ricordare che questo libro, Il tempo degli uomini e il tempo delle cose, la vita di Clorinda, è edito dalla La La Ragnatela. Ragnatela, sì. La Ragnatela è stata proprio diciamo, un felice caso perché questo libro già Bassani voleva fino dal 75 pubblicarmelo, una sua lettera,
che ho riportato anche in parte qui, perché diceva, non, io dicevo no, io ho scritto tutte queste cose per i nipoti. Poi accortomi che il mondo stava cambiando fortemente, ho cominciato a fare qualche telefonata a degli anche case editrici importanti, e loro mi hanno detto, viste le referenze che mandavo di varie recensioni private, diciamo, fatte da personaggi molto importanti su questo libro, e quindi loro mi dicevano no, questo è un libro che va lanciato bene, quindi come minimo ci vogliono un paio d'anni per lanciarlo bene, perché bisogna lanciare l'autore, perché bisogna lanciare questo, l'autore, io sono uno che pubblica per la prima volta, un nome sconosciuto. E poi, guarda caso, come dico io sempre, a Via Po si trova tutto, è inutile andare al centro, e qui non è stato inutile andare alle grandi case editrici, perché a distanza di qualche centinaio di metri c'era la casa editrice La Ragnatela, e che non avevo mai notato né conosciuto, però degli amici mi hanno indirizzato là, ho trovato delle persone gentilissime, in pochi mesi abbiamo fatto tutto quanto, alla barba di chi ci voleva 2 anni. Dove è possibile acquistare questo libro? Ecco, questa è una cosa di cui io non mi sono molto interessato. È possibile, ma lo potrei chiedere alla proprietaria della casa editrice, che è qui a 3 metri, e se viene a spiegarmi dove è possibile trovare questo libro. Dove è possibile allora acquistare questo libro? Allora, si può acquistare da IBS, quindi qualsiasi libreria di IBS, Mondadori online, La Feltrinelli online, oppure ci contattate su laragnateleditore.it e ve lo inviamo. Comunque basta chiedere in libreria, qualsiasi libreria poi ci contatta direttamente. Naturalmente questo è solo il primo, la prima collaborazione con Alessandro Riggi Luperti, in attesa che si cimenti in altre opere come questa. Speriamo, noi siamo a disposizione.